Buon pomeriggio a tutti, oggi la, il podcast dedicato al World Gaming eh, va in onda un pochino prima in quanto, beh lo posso dire adesso ragazzi, eh, eh, avevo preso i biglietti per andare a vedere la prima di Avengers, eh, di Endgame, e dato che lo spettacolo ce l'ho alle sei e mezza, o meglio alle 7, è chiaro che ho dovuto anticipare il podcast. Come ho detto in precedenza, eh, il mercoledì è dedicato alle associazioni. Da oggi in poi cercherò di rispettare questo, diciamo, questa scaletta. In pratica, eh, certo. Ecco, sto rispondendo anche a qualche amico, eh, mi chiedeva: Ricordo che eh, in studio ci sarà Giancarlo Ceccoli dell'Associazione dell eh, Sammarinese Giochi Storici. Giancarlo è un noto personaggio, un protagonista del nostro hobby da tanti anni e conduce da tanto tempo l'associazione di San Marino. Per quanto riguarda la convention prossima, avremo modo di parlarne la prossima settimana con una puntata dedicata. Eh, se non c'era l'associazione avevo, avevo, ho già altre associazioni in scaletta per le prossime settimane, ricordo ogni mercoledì lo spazio sarà dedicato <coughs> scusate, alle associazioni. E ho già diverse associazioni, ne inviterò altre. È chiaro che eh, delle volte sarò costretto a posticipare o anticipare, in quanto eh, parliamo di tutta gente che lavora, tutta gente che ha l'impegno e quindi non sempre possono presenziare le 18.30, ma eh, sarà eh, mia cura cercare di mantenere l'impegno delle 18.30 in ogni caso il mercoledì sarà sempre comunque dedicato alle associazioni se non ci fosse stato associazione San Marino oggi avrei parlato della mia associazione della nostra associazione eh, casus belli ormai operativa da, eh, da più di 30 anni eh, nel 2015 abbiamo appunto festeggiato 30 anni eh, forse eh, aperta al pubblico da eh, 20 anni o poco meno, ma già esistente nella zona di Latina, ma avrò modo in un'occasione eh, futura, quando non ci sarà magari l'associazione ospite, di parlare della mia associazione. Ricordo che già ho fatto una sorta di cronistoria nel numero mh, Parabellum numero 1, in cui. Eh, Pier Gennaro Federico mi aveva chiesto di parlare eh, di Wargaming e della mia associazione e scrissi un articolo abbastanza ironico sulla nostra nascita e su come abbiamo continuato l'attività fino ad arrivare al 2019 ad oggi, dove c'è ancora molto da fare per la diffusione del lobby, ma in realtà eh, insomma, negli ultimi possiamo dire che la nostra crescita negli ultimi 10-12 anni è venuta in maniera esponenziale. Oggi non ho nessun ospite in studio. Eh, mi sento solo d'accordo. Infatti, I feels, eh, feels lonely in here come mi dice il mio soft speaker. Ma ehm, dicevo oggi una puntata spot alle 3. Non so quanta gente possa ascoltare. Comunque ricordo che. Eh, la puntata sarà disponibile su Spotify e eh, sempre su Spreaker al mio account che eh, segnalo sempre sul, sul gruppo e ricordo che siamo giunti al, eh, a più di 25 episodi, quindi sto cercando di mantenere quella, eh, quella quotidianità che ci serve per eh, la diffusione del, eh, della nostra disciplina. Associazione Giochi Storici di San Marino, eh, conosco praticamente quasi tutti i componenti, gente disponibile, eh, ospitale, ve lo posso assicurare, e eh, ho avuto modo eh, proprio in questi anni di apprezzarli, eh, frequento le loro, eh, le loro iniziative dal, se ben mi ricordo, dal 1999, no, che fecero la prima con dal 2001, eh, ricordo <coughs> ancora quando eh, organizzarono la convention al centro commerciale azzurra, ancora esistente, ma in ogni caso sono molto molto attivi. E ribadisco sempre, per chi si fosse dimenticato, che negli anni bui del, del nostro hobby, e parlo a cavallo degli anni 2000 fino a. Tutto il 2007, il 2008, eh, l'unica convention dedicata alla simulazione storica, al wargaming, che continuava a eh, essere presente malgrado i venti contrari, era proprio l'associazione di Giancarlo Ceccoli. In ogni caso, vado a chiamare Giancarlo, non lo chiamerò su WhatsApp, ma lo chiamerò al cellulare, in quanto ho registrato che ho riscontrato che delle volte ho dei problemi riguardo eh, Spreaker e eh, chiaramente la linea internet di Whatsapp e quindi andrò a chiamare Giancarlo sperando che mi risponda, altrimenti vi parlerò della nostra associazione. Ecco, lo sto chiamando, metto viva voce. Pronto? Giancarlo, mi senti? Sì. Bene, Giancarlo, sei sempre in diretta sul nostro podcast. Benvenuto, come ti avevo pronunciato. Eh, ho cercato di eh, allestire questa puntata molto velocemente in quanto in scaletta avevo eh, invitato un'altra associazione. Ma poi, in ogni caso, dato che le associazioni sono tante, e ho detto a, um, invitiamo l'associazione di Giancarlo, che, come ho detto, è attiva da tanti anni ed è proganista sul mercato. Giancarlo, senti, ho anticipato un pochettino quello che siete, quello che avete rappresentato nel passato, però eh, chiedo a te di farci una piccola biografia dell'associazione e di tutta l'iniziativa iniziative oltre a quelle della convention che avremo modo di parlarne in futuro, di quello che avete fatto oltre alla convention allora intanto ciao a tutti ciao Mauro, grazie per questa possibilità questa, questa chiamiamola intervista come la vogliamo chiamare, non lo so e, beh, dunque allora dunque, la SGS come tu sai bene eh, nasce più di vent'anni fa, abbiamo festeggiato il ventennale proprio dicembre scorso eh, però, alcuni di noi diciamo così: il nocciolo duro si conoscevano e praticamente giocavano già assieme eh, da 3-4 anni. Quindi abbiamo, diciamo così, una storia che i più vecchi possono. Eh, come dire, eh, datare di, di quasi 25 anni di, 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 di attività. Diciamo che eh, la Costituzione vera e propria, quindi anche una, come dire, una, una veste legale, avviene nel 98. Nel 98, diciamo, ufficialmente nel 98, siete nati nel 98? Nel 98, quindi nasce l'associazione, prima era un club, no? come si diceva, e quasi subito, eh, quasi subito, proprio l'anno dopo, già facciamo qualcosina come dire vec nella, nella vecchia sede che utilizzavamo per giocare per ritrovarsi anche a casa mia tra l'altro però insomma dal 99 abbiamo cominciato poi a fare le attività che conoscete un po tutti penso tu, 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 tu sicuramente che sono le nostre, i nostri primi incontri i primi raduni e poi le prime convention fino ad arrivare insomma alla san marino game convention eh, che quest'anno eh, anche questo, insomma, è al ventunesimo anno di, 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 di svolgimento, di, di organizzazione. Sì, ricordo che dedicheremo un intero podcast alla, alla convention e poi ricordo sì. che ci sarà. Ci saranno interviste condotte dal non-wargamer Marco Mengoli, eh, online, da, direttamente dalla convention, e poi, come ho già annunciato, farò anche il podcast dalla, dalla convention. Quindi diciamo che faremo la copertura mediale della convention e speriamo che, di dare agli appassionati, diciamo, belle e succose notizie su come va l'hobby. Giancarlo, oltre alla convention, eh, mi dici quali sono i giochi che vanno per la maggiore da voi? Perché poi, alla fine, oltre all'associazione... Molti vogliono sapere, ma quale a che cosa giocate? Voi coprite vari campi del gioco da tavolo. Raccontiamo qualcosa allora, noi sì, abbiamo questa grossa fortuna, dico io, perché eh, allora, naturalmente con tutti i nostri alti e bassi, eh, come sì. l'associazione, i club, eccetera, abbiamo avuto eh, anni in cui mh, eravamo anche fino a 49 iscritti, e dei quali addirittura una trentina eh, sempre presenti nelle nostre serate del martedì sera, noi ci vediamo ogni martedì. Il martedì. Sera, il vostro, eh, eh, il vostro eh, night, il vostro fighting night è il Tuesday, è il martedì. Eh, martedì. E quindi con alti e bassi, adesso ad esempio siamo circa 36-37 soci, però. Tantissimi. Eh, Ogni martedì sera, comunque, ad esempio ieri sera è stata una bellissima serata ed eravamo in 23, quindi noi ogni martedì più o meno dai 15 alle 21 persone riusciamo a trovarci a giocare. I giochi che vanno per la maggiore, che sono sempre andati per la maggiore, sono comunque giochi di tipo abbastanza complesso. Quindi eh, siamo partiti, che ne so, da Diplomacy, semplici, semplici giochi ferroviari che hanno. Da noi un nucleo molto forte. No? Anche sì, i ferroviari insomma da voi sono sempre andati bene. Ricordo molto che c'è sempre un paio di tavoli o più dedicati ai giochi sì, ferroviari alla, eh, alla convention. Eh. Abbiamo 4-5 soci che sono proprio appassionati, quasi esclusivamente di quello. Anche troppo, eh, eh. So. diciamo anche troppo Giancarlo, perché poi alla fine eh, cioè io non ho modo non di scambiare troppo. due parole con tutti che li conosco. Poi però è difficile scambiarci due parole. No, però, veramente... però è, quel, è quel gruppo di, di amici che, ehm, oltre a quelli che sono i loro preferiti, però fanno anche giochi più German, no? Ah, fanno altro però, sì, sì, infatti... Il per martedì scorso abbiamo fatto, tra, per esempio, una bellissima partita sul gioco, come si chiama? Lancaster. sì. Lancaster. Non me neanche dispiaciuto, fra l'altro, quindi loro sono abbastanza, abbastanza flessibili, eh, diciamo, flessibili. spaziano da un gioco all'altro. Beh, anche ah, noi comunque. Flessibili. Io dico sempre a Giancarlo che noi siamo quelli che andiamo anche a giocare un buon eh, board game che non sia board game, cioè certo. ci piace il gioco al di là di tutto. Eh, no? che spesso io dico sì, che sì. non è la stessa cosa da quelli che provengono al board game cioè noi andiamo loro è difficile che si siedano anche se molti oramai si sono accorti della validità di certi giochi vedi coin eh, vedi churchill eh, e, e così sì, via sì, abbiamo parlato tante volte il tema sì. il problema è che loro, cioè loro i ragazzi anche parecchi dei nostri soci eh, che sono che si dedicano quasi esclusivamente al board game eh, anche stile German, diciamo così, sono abituati ad acquistare giochi con grafiche eccezionali, un regolamento che al massimo va intorno alle 4-6 paginette, no? Diciamo sì. così. Anche bei regolamenti, per carità. Eh, se lo leggono ad un fiato, riescono a partire, anzi, riescono e vogliono partire fin dalla prima partita. Eh, con la possibilità di vincere, perché sono tutti il regolamento, no? Quindi diciamo, interessa un po' meno alla questione storica, un po' meno l'ambientazione la, 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 alla la simulazione. Però tanto divertimento, tanto gioco con questa, con questa impronta comunque di, di storia che ci insieme Quindi sono un po'. È chiaro che, dopo, quando uno di questi ragazzi si avvicina ad un regolamento più complesso eh, di un board war game: insomma, un pochettino si spaventa. Poi magari noi li accompagniamo bene, però insomma. È sempre un po' difficile. Noi ci adattiamo molto meglio ad dal difficile andare su quello più semplice. Cioè, anche se poi ci sono board game che non sono proprio semplici, eh? cioè, no, insomma, diciamola tutta. Io... Con chi eh. a fare degli esempi, in sala si giocava appunto ai ferroviari, c'era sempre la SL che anche dove lì ha. Era... Abbiamo sempre i, i tre o quattro soci veramente appassionati. Eh, hanno giocato Star Wars con le miniature, molto bello. Non mi ricordo il titolo, sinceramente. C'era Pet of Glory e abbiamo fatto anche Gradisca. Ah, Insomma, Gradisca, il gioco di, di Nicola Contardi di Europa Contardi. Simulazione. Esatto. esatto. Com'è Giancarlo? Mm, io non l'ho ancora aperto. Ho visto commenti eh, positivi, eh, ma qual è la tua impressione? L'impressione è che c'è stata una, una gran bella ricerca storica da parte di Nicola e di chi l'ha aiutato. Sì, beh in Nicola realtà, in questo caso è veramente... Eh, si, è, uno, è uno che per la ricerca storica si spende sì, si tanto, fare. su questo non beh, ci piove. La grafica è veramente ad altissimo livello, perché sì. la mappa, penso che l'abbiano presa da una stampa dell'epoca. Eh, sopra la quale hanno sì, fatto dei pedini, molto molto bella, le pedine altrettanto belle perché finalmente sono delle pedine con le unità militari che hanno i costumi dell'epoca molto carine, molto, molto ben fatte, regolamento pulito, essenziale, diciamo che è un gioco, a parte un, essere un gioco a zone, a dare, eh, però è un gioco ad impulsi, quindi tu ogni, tu ogni, ogni momento devi pescare un chit no, che a caso determina chi fa la mossa su determinati comandi che hai sulla mappa di gioco, no? essendo un gioco impulsi, come spesso lo sono secondo me giochi impulsi, eh, diventa un po' lungo come tempi di gioco, mi spiego. Ho capito, perché a quanti giocatori? Da... A due o a quattro? Eh, fondamentalmente per due puoi fare dei team, però... E a due giocatori. Sì, sì, per due giocatori. Però è, è carino, insomma, è, un, è un gioco da un paio di serate lo finisci bene, insomma. Ho I tu turni non sono pochi sono abbastanza numerosi insomma quindi il gioco diventa lungo come dicevo prima ah, è un po quindi, insomma la in sé, insomma, si, si spazia su diverse cose su diversi titoli eh, e quindi siamo contenti ecco, senti per, per la diffusione che... invece Giancarlo io vedo che fate mille e una iniziative per la diffusione com'è sì. la risposta della zona? Allora, noi abbiamo, fatto, abbiamo preso la bellissima, abbiamo un'occasione al volo, la stiamo sfruttando di eh, essere ospiti di un centro commerciale, qui vicino appunto alla nostra sede, sempre cioè in Padugana, che è il centro commerciale Atlante. Sì, vedo ogni tanto e, le foto, ogni tanto vi riunite esatto, proprio là. Esatto. E come va? Eh, Lì organizziamo la, una convention, su una giornata che ha poi come scopo quello di fare le iscrizioni per l'anno in corso, non la facciamo a gennaio. Sì? Ecco, passa tanta gente. C'è tante curiosità, eh, non è che si fermano in tantissimi, è un po' il discorso che facciamo anche durante play, no? eh, a volte ci sì. spaventiamo non lo so. Comunque, insomma, io dico sempre che l'importante è esserci: a forza di eh, sai, sì, la goccia che scava la roccia. Noi stiamo eh, facendo sì. proprio quello: è la goccia che scava la roccia, eh, allora, eh, sì. Comunque fisiologicamente c'è sempre un, un andare e venire di soci, quindi modo che, no? ogni anno ne perdi due o tre e poi ne guadagni altrettanti. No? Sì, no, la, se è se così no, per no, tutti. No. Poi voi siete parecchio localizzati, eh, sì, però localizzati. siete tanti, quindi non dovreste avere il problema del ricambio. No, no, è perché siamo talmente ben abituati che vediamo quando c'è qualche socio in meno in sale, capito? È quello che siamo abituati bene. Quindi, secondo sì. noi invece di essere 20 siamo 15, sembra che siamo in pochi, invece, in realtà non è vero rispetto ad altre realtà. No, eh, Noi oramai, ecco parlando di realtà, noi a Latina che facciamo tanto macello, però in realtà a Latina ormai siamo rimasti di zoccolo duro, 6, massimo 7, perché purtroppo tra quelli che sono dovuti partire per i motivi della vita, quelli che vanno via per lavoro, siamo rimasti in pochi e penso che sia così per tante realtà. E purtroppo, vabbè, comunque ce ne faremo una ragione. Oltre a quello poi siamo riusciti quest'anno, come ti dicevo qualche giorno fa, anche a eh, eh, come dire, eh, eh, no, è piaciuto un progetto che abbiamo presentato per un, eh, dei corsi estivi per gli alunni dei licei qui di San Marino. Ah, sì, me ne hai raccontato, Questa, eh, quella è un'ottima un occasione. Sì. Eh, speriamo di avere un numero di iscritti adeguato per poter svolgere il corso. e eh, Abbiamo proposto una, tutta una serie di titoli appunto abbastanza soft in modo da avvicinare questi ragazzi. E vediamo un po' come va, li presentiamo l'hobby della simulazione, li facciamo giocare, poi vediamo un po'. Vabbè, che... poi eh, io mi metto sempre a disposizione. Eh. Se volete il materiale, eh, io beh, ve lo beh, mando beh, beh, eh, beh, e beh, magari, beh. quindi, tanto per aiutarci beh, uno sì, con sì. l'altro. Senti dal sito, io comunque. Eh, I barattieri, parliamo di, queste, di una cosa che sì. esula un po' dal Wargame. Questi barattieri, raccontami un po' dei barattieri. va eh, questa è una domanda che mi piace molto, Guarda, pensavo di non dover parlare di questo. No, no, no invece i costumi sono splendidi, eh. mi, mi sembra di allora. stare sul, sul set del trono di spade di Game of Thrones, Guarda. tutto sommato. È un'attività un che è nata nel caso tantissimi anni fa, nel 96-97 se ricordo bene. Quando ebbi la fortuna di pubblicare quel gioco eh, che avevo un po', come dire, tra virgolette, tratto, copiato da Repubblico Fronde e l'Avron Hill, no? sì. E ho fatto il titolo sulla storia di San Marino, più o meno con quel sistema, col sistema di Repubblico Fronde. Più semplice, più, più insomma, eh, adatto alla storia di San Marino. Me meno per personaggi, diciamo. Sì, sì, per presentare il gioco, durante quelle che all'epoca si chiamavano appunto giornate medievali sanmarinesi, erano alla quarta o quinta edizione, se ricordo bene. Eh, L'editore ha pensato bene di, di, di invitarsi insieme agli altri figuranti e si misero all'epoca in costume più o meno del Settecento, in realtà non del Medioevo, andava, andava un po' di tutto all'epoca. In effetti Tena, vedo Tena. diverse foto, vedo costumi eh. del Medioevo, ma vedo anche eh, tipici eh, costumi medievali, ci eh, sono delle eh. differenze. Eh, allora, dunque, noi, noi poi abbiamo, siamo partiti così, ripeto, per caso, eh, fai conto che i primi anni... Eh, Presentavamo giochi con su storia medievale, ma i nostri giochi. Ricordo molto... il tuo libro, eh? ricordiamo il eh. tuo libro di giochi medievali, che io sono for... di cui io sono un fortunato possessore, ma non è che ce ne, ne siano ne molti era... di quelli. No, vabbè, insomma. No, no, è successo comunque che nel 2000, ricordo bene, eh, sono venuto in possesso per caso di una, di un, di una tesi di laurea eh, sotto forma di libro di un docente di Roma, fra l'altro, eh, che raccontava quello che. Attraverso una studentessa del suo delle sue studentesse raccontava quello che era il libro dei giochi di Alfonso X, il saggio, Un Re spagnolo del 1200, e me l'avevano regalato perché eh, il ragazzo che lo aveva non riusciva a districarsi fra le regole di questi giochi che, appunto, non erano altro che gli antenati degli attuali scacchi, backgemon eh, il go. Eh, giochi di posizionamento. No. Gioco di Io mi sono preso il libro con gli amici. Siamo riusciti invece a, ad approfondire il regolamento. Eh, ci siamo costruiti eh, i primi tre o quattro tavolieri, come erano fatti nel libro, e abbiamo cominciato a presentare invece dal 2000 proprio l'attività della baratteria, che era in pratica all'inizio la vecchia bisca clandestina del medioevo e poi verso il 1300 divenne insomma un locale assolutamente legalizzato dai comuni, no? Ci facevano pagare rienactment con gioco, diciamo, hai fatto, rienactment ha con ha avuto, gioco. Ha avuto e ha da molto successo, perché poi il gioco attira sempre, eh? quindi poi noi spieghiamo i giochi, spieghiamo la storia, la storia della branteria eccetera e due anni fa Sull'ondo dei barattiri ci hanno anche invitato, che è stata un'esperienza bellissima eh, in provincia di Trento con costumi del 1700. Che, costumi sì, è, quella, è la foto eh, che stavo guardando, dove eh, avete questi beh, abiti che secondo me li avete comprati, li avete pagati un sacco di soldi. Allora, gli, gli, abiti, <ride> gli abiti medievali sono dell'associazione, quindi quelli li abbiamo pagati noi e sono molto costosi. Invece, eh, l'abito che vedi nelle ultime foto eravamo qua a Frato San Marino l'anno scorso sono abiti, mi stai sentendo di una sarta di, di, di Trento bravissima, erano bellissimi eh, sono molto costosi ma no, non erano nostri, insomma, erano legittimi quanto costa un costume del genere? allora i nostri quello che vedi di mio se hai una foto mia del medievale completo di tutto 500 euro. euro? no no, intorno ai 1000 euro costa. 1000 euro, accidenti sì, sì completi di tutto. Invece quelli del 1700 che ci ha fornito questa signora l'anno scorso, il mio quello rosso era intorno ai 3000, 3500. Eh infatti, è infatti, ma è, in, è materiale pregiato, che materiale è questo Operare qua, questa pagati, giacca rossa? I velluti sono, belluti, sono... siete, caragli, <ride> siete sono proprio siete capo, matti, sì. secondo me siete matti veramente. Sì, no, sono matti che, <ride> ma abbiamo una gente che conosci benissimo, poi che ne ha, ne ha di due o tre epoche, quindi ed è sempre in giro a. in effetti, vedi, giocare in costume. Gabriel mi diceva in diretta: Giocare in costume è bellissimo e divertente. L'abbiamo visto a Modena con gente che era vestita da gladiatori che giocava col gioco di Aldo Ghetti ai gladiatori. Ah, <ride> era, era, sì, era molto evocativa la cosa, era strana, ma allo stesso tempo era. ma vedi, i gladiatori che giocano ai gladiatori? E voi praticamente avete fatto la stessa cosa con questi giochi però. Che non sono wargame, sono giochi del Medioevo, ripeto. Sì, il sì, secondo sì. libro. È, il tuo, è stato il tuo secondo libro, vedo Giancarlo? Allora il primo eh, no, no, il primo libro che ho avuto la fortuna di pubblicare è stato Giocare nel Medioevo. Quello era del 2000-2002, se ricordo. Ah, me. è antecedente quello, sì, diciamo, sì, sì, fa, il, perché... il manuale per le simulazioni militari. Ah, vedi. Se non me lo dicevi ero sempre convinto che fosse il secondo, forse perché l'ho acquistato come secondo sarebbe oggigiorno veramente eh, come dire abbastanza difficile eh, poter pensare ad un prodotto del genere a livello a livello bistico perché eh, tu hai detto che se è vero Colosso Medioevo? certo certo ecco e a parte il testo e le immagini e le foto eh, erano anche allegate sì c'erano c'erano allegati giochi da fare eh, era molto bello, sono... Oggi sono costerebbe veramente tanto fare una cosa del genere, quindi siamo fortunati anche per quello all'epoca. Sarebbe quasi improponibile. Senti, ma invece una molto seconda molto... edizione del tuo manuale eh, di simulazione che era uscito ah, bene certo. ed aveva avuto un grande successo? Quello in effetti del 2006 era andato bene anche grazie, grazie alla collaborazione di tanti amici perché poi all'epoca io ero stato un po' un curatore, curatore del, dell'opera, diciamo. Sì, così. era un compendio di più a, a più mani. Sì, sì, cioè avevano collaborato. E c'è pure rimesso perché mi ricordo che ti rubarono il portafoglio al bagno. <ride> cioè, oh, ma hanno rubato il portafoglio, ma no, come hai venduto tutti questi libri? Fantastico, è un po' triste la scena ma aver Nando mi ha portato un po' sfortuna, però dai, è, è, è passato tutto. Seconda edizione. Sarebbe bello pensare ad una riedizione corretta e ragionata anche con dei capitoli nuovi. Come ti dicevo qualche tempo fa mi piacerebbe fare anche un capitolo, magari anche con, con il tuo aiuto sulle convention italiane, che sarebbe forse anche il caso di parlarne in maniera dettagliata. Visto che stanno crescendo, no? E sì, presenti, e no? bisogna anche puntualizzare perché, se volentieri, come dici te, eh, la, il termine convention dovrebbe essere precisato perché, altrimenti, quello che non sa. Non, non sa a che cosa va incontro cioè se è una riunione di amici una riunione di club, la convention probabilmente dovremmo anche farci noi da guida per cercare guarda alla convention trovi questo alla fiera trovi quest'altro perché altrimenti si rischia, eh, si rischia la confusione e penso che succeda in tutto il mondo, eh. anche ma negli beh, Stati Uniti vedo penso. tante riunioni ma non si capisce bene, ma che cos'è? penso è che è sia una cosa abbastanza che... generale Infatti, stavo preparando un piccolo articolo che pubblicheremo sul nostro web dedicato dell'SGS e poi magari pensavo anche di fare una chiacchierata durante la, la, la convention ma insomma mancano due settimane quindi ci sì, due settimane dici. ricordo di sì, nuovo una fra una settimana Giancarlo sarai di nuovo faremo un podcast speciale per, per presentare eh. la convention quindi sì, dovrai ecco. prepararti con tutta la scaletta in maniera tale che faremo sapere a tutti quello che eh, troveranno alla convention di San Marino quindi eh, tra una settimana otto giorni a una settimana dalla convention lo faremo eh, secondo me faremo un podcast dedicato senti una cosa completiamo eh, tu sei in orario di lavoro presumo perché a San Marino si lavora ragazzi non <ride> sembra ma anche a San Marino lavoro nonostante quello che dicono sono i giornali saccato, saccato. ah vedi allora oggi giornata breve <ride> ragazzi però a San Marino lavorano come tutti gli italiani e loro fanno gli internazionali però lavorano anche loro senti invece eh, completiamo con eh, il Reparto Corse, o meglio, Wargame. Eh, San Marino è, è stata per anni la patria del Wargame perché solo ho detto che solo da loro trovavate ancora un gruppo eh, strutturato che si interessava di Wargame. Ricordo ancora le eh, le giornate all'X Hotel, la gente forse sa di cosa sto parlando, qualcuno sa di cosa sto parlando. In cui tu facevi eh, qualche modulo ASL, poi pubblicato su Critical Hit, in cui c'erano solo tavoli dedicati al wargame e diplomacy. Eh, però voi, come dicevo, non siete solo wargamisti, ma eh, per esempio c'è questo reparto cor corse ASGS, che secondo me è un'ottima iniziativa. Curata penso da Gianluca Lari, corretto? Sì. Questa è nata, eh, è stata, è nata sotto l'idea di Gianluca. E il, il gioco è, di, è bellissimo. È Infatti io ho avuto modo di partecipare l'anno scorso e mi sono divertito un mondo. Parliamone un po' di, questa, eh, di questi oh, eh, giochi eh, dedicati al, cor, alle corse automobilistiche. Alle corse, alle corse. Dunque, mh, in realtà l'idea è, è di Gianluca ed è partito sull'acquisto e poi le prime partite su questo titolo, no? questo CFR, eh, che poi è una riedizione... Che alcuni amano, alcuni di meno del vecchio Speed Circuit no? della Sì. Eh, è un gran bel gioco, graficamente veramente molto accattivante. Eh, permette soprattutto, e noi ci siamo divertiti, ci divertiamo tantissimo, di giocare in un numero veramente elevato di amici. Perché eh, anche l'ultima corsa che hanno fatto, io non ho partecipato, però erano 12, 12 giocatori. Quindi tu capisci che mettere intorno a un tavolo. 12 appassionati e una eh, cosa, ma infatti, è quella la bella. bellezza mettere esatto. tanti appassionati che si divertono con le loro, eh, con le loro Gianluca, macchinine, eh, sì, sì. È Gianluca è già il secondo anno che lo organizza. Mi sembra che abbia fatto quest'anno, non, non ricordo bene, se erano 7 o 8 circuiti, eh, lo facciamo facciamo una tappa una volta al mese, tutta con date previste, eccetera, eccetera. Ed è molto interessante, molto bello, perché poi è molto competitivo. Quindi fra di noi c'è da, da ridere, insomma c'è la competizione ai massimi livelli quando facciamo questo CFR. E' è addirittura è riuscito, è, ha contattato subito l'autore del gioco, che ha un sito eh, americano dove pubblica tutte le classifiche no? delle varie partite in giro per il mondo. E praticamente i migliori di noi sono anche nella classifica generale, diciamo così, mondiale dell'autore del gioco, hai capito? Quindi è anche oh. molto bello. Bello, ma eh, CFR, um, ecco per esempio Gabriel Di Bergo mi diceva. Sto creando proprio ora il circuito di Monza gigante con mini sì. di Roama annesso per CFR. È, secondo me il gioco per eccellenza, per eccellenza delle corse automobilistiche. Non è molto complesso e assicura veramente ore di divertimento. Quindi, sì, sì. Eh, la versione poi con il pistop è stupenda. Eh, col, pit stop è, ma è, è la seconda è, edizione, no. Giancarlo e, dice fr Sì, perché. Io ho la prima, non ho ancora comprato la seconda perché è uscita la seconda edizione. Ma non ho ancora, non ho ancora francamente, letto le differenze. Ma quella col pit stop è, è una regola aggiuntiva o fa parte di una scatola? Non lo sai nemmeno no, no, te. Fa parte, fa, no, 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 fa parte della scatola. Ma noi abbiamo già probabilmente già la seconda edizione perché io l'ho sempre giocato con questa regola qua: con la, col pit stop, col pit stop. Addirittura a livello di torneo, ripeto, tra virgolette mondiale, no? organizzato dall'autore ci sono, non ricordo bene se devi fare una gara sì e una no con il pit stop perché cambia parecchio, fra l'altro, eh? È, Quindi, presumo eh, di sì. Sì, sì, no ma è, poi è bellissimo perché è uno dei pochi giochi sulla Formula 1, almeno di quelli che ho giocato io. Eh, dove il pit, stop, eh, il pit stop rende veramente è mo è molto, molto simile. Aspetta, io l'anno scorso ci ho giocato col pit stop perché mi sono. No, no, è vero. Gianluca ci fece giocare col pit stop l'anno scorso, sì, la, il sabato sì. sera. Sì, 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 ci fece sì. giocare. Senti, concludiamo Giancarlo con due domande. Una, parlami della tua war room. Eh, che cosa succede in questa war room? Se invitate le dadine oppure è solo esclusiva per una cosa per soli uomini? Perché sai, war room dà adito a tante, a tante immaginazioni no no la war room è, è riservato soltanto a pochi amici che la frequentano amici non amiche amici, 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 amici. che la frequentano perché mi fanno la compagnia eh, di solito facciamo, giochiamo giovedì sera quindi tu sera giochi sera, praticamente no? due volte a settimana il martedì e il giovedì ma guarda grazie al rientro di un amico che aveva abbandonato l'hobby per diversi anni per motivi familiari adesso è rientrato eh, Luigi e grazie a lui e poi con la scoperta con il fare socio praticamente un altro amico che sta a 10 metri da casa eh, che si è appassionato tantissimo eh, abbiamo creato anche questo piccolo gruppo alternativo il martedì dove però giochiamo titoli veramente interessanti si sì, ho come visto l'avete eh, finito austerlitz No, lo, probabilmente lo, lo finiamo domani sera. Siamo a buon punto. Eh, però avete visto che bel regolamento, che so, secondo me si presta bene alla situazione. Poi è chiaro, eh, sì, possiamo sì. anche criticarlo. Qualcuno dice: Non ha niente di, eh, degli scontri, diciamo, napoleonici. Sì, d'accordo, però no. lo giochi. No. Eh, no perché chi non vede il quadrato chi non vede determinate eh, tipologie di combattimento dell'epoca francese eh, dice no non è un gioco napoleonico però secondo me il movimento nascosto su mappa già quello serve a giustificare cioè già serve quello a per giocare a Austerlitz secondo me poi, Beh, poi alla io, fine uh, guarda, spesso anch'io un giudizio assolutamente positivo intanto sul sistema mi ha divertito tantissimo anche la battaglia di Waterloo anche se è più statico Però sì Waterloo è, Waterloo è già Waterloo. decisa Austerlitz è più dinamica allora adesso io eh, con altri mi sto divertendo sicuramente sì. una nascosto di cui tu parli mi è piaciuto eh, diciamo che eh, eh, ricreare la battaglia di Austri come sappiamo bene tutti sì, no chi un po' legge la storia queste battaglie è veramente difficile è difficile, perché, molto come, è difficile una battaglia dove un corpo volutamente arrivò di sorpresa il corpo di Davò, insomma su un campo da gioco dove vediamo tutto, andarlo a simulare è veramente difficile, qui hanno tentato di farlo come sai, no? qui sì. hai già delle pedine altre entrano un po' a caso però secondo me funziona bene non sono d'accordo con chi dice che e non si apprezza la battaglia napoleonica al sistema XRC perché è comunque una scala al di sopra delle classiche scale tattiche che conosciamo un po' tutti quindi è chiaro che no, si affronti una battaglia e, lo ma... e, il, des e eh. il designer lo dice, eh, lo dice guarda non ho fatto avuto... la, la, proprio ho detto guarda è per me uno scontro di corpi e di movimento di corpi eh, sulla eh, mappa eh. lo dice lo stesso designer tra l'altro è uno dei classici con quelle che io chiamo regole indirette, no? È vero che non c'è la regola, eh, fa la carica alla cavalleria, alla sì, la cavalleria. La fanteria. Sì, non c'è nulla di tutto no, questo. Ma in realtà c'è perché se tu non spendi dei punti di movimento aggiuntivi per la cavalleria quando carica. Hai ah, un peggiorativo perché si simula che la fanteria abbia fatto il quadrato. Quindi sono Bravo, direi, bella nota non questa, no. sì. Non, non è no. esplicitato ma è implicito. Bella nota questa, inizio. complimenti. Eh, sì. e, tra l'altro sulla cavalleria hanno fatto un upgrade notevole, soprattutto anche in Austerlitz ma anche in Linio. Ho visto, adesso le hanno chiarite, ampia, Insomma, la cavalleria funziona se la vuoi usare bene, anzi, dà delle belle briscole se la usi bene, diciamo così. No? Però insomma a me piace stiamo Quindi. divertendo molto, ma non è neanche divertirsi. I giochi, no? è... Quindi ci stiamo sì. divertendo tantissimo. Ecco, e questo è fondamentale. Ecco, io, io questo sistema lo raccomando a tutti, sia per componentistica che per qualità di gioco. Dunque, ragazzi, quando avete sottomato Rising Eagle della Exasim, senza problemi, non sono pagato dalla Exasim. Acquistatelo. Giancarlo, <ride> ultima domanda. Sì? Progetti per il futuro di ASGS, al di là della convention. Dunque, noi eh, per l'anno in corso intanto stiamo, ripeto, la novità di quest'anno sarà, se va in porto come tutti ci auspichiamo, ehm, l'organizzazione del corso estivo per questi studenti e quindi lì saremo impegnati per un, circa 20 giorni, se, se tutto va in porto, in maniera molto pesante come, come, come soci, quindi ci interessa tantissimo. Avete già e... deciso i giochi? Prego. Avete già deciso i giochi? E dunque, li abbiamo cominciato ad indicarli, soprattutto anche a seguito dell'esperienza ultima di Play, no? dove abbiamo letto anche come dire, eh, qualche osservazione sui giochi utilizzati per eh, l'approccio ai neofiti. E non è, sì, eh, ogni anno facciamo le ricerche e ogni anno dobbiamo sempre cercare di eh, modificare sì. qualcosa. Sì. Non Quindi è non facile. Quelli sono dei titoli classici che tu conosci bene come Command and Call. Perché comunque, Quello per me è il principe. Eh, Vuoi come cubetti, vuoi, vuoi con le miniature, fa sempre una buona presa, soprattutto per la questione grafica. E a, me, a me, ad esempio, piace tantissimo il, il titolo sull'antichità più che il napoleonico, però, sono questioni di gusto. Agri, sono d'accordo, è, è, è più immediato, immediato e lo apprezzano di più i ragazzi. Esattamente. Poi abbiamo, abbiamo indicato anche titoli, se, se vediamo poi che. La cosa prende, abbiamo pensato ad esempio anche a Cerci, perché è quale strumento migliore no, per i insegnare ai ragazzi eh, anche la seconda guerra mondiale giocando? No? È un titolo che si presta bene, so, secondo noi. Quindi, titoli come quello, eh, Command and Colos. Date una chance anche alla Columbia. Proprio ieri parlavo di, Columbia, certo. di Victory, che è un po' astratto, però dal punto di vista del wargame, sempre cubetti e regolamento semplice da digerire darei una, una chance anche a victory della columbia sì, sì, no. poi c'è annibale che è sempre un classico eh, sempre molto... insomma vediamo stiamo un po' decidendo però non manca... potrebbe anche non mancare un titolo sportivo eh. quindi anche quelli per farli divertire insomma potrebbe essere, essere un'idea un sì l'importante è dare un'idea di quello che è il nostro hobby al di là che sia Wargame o altro senti e per, oltre alle scuole oltre alle scuole No, dicevo, dopo noi eh, parteciperemo, stiamo esercitando il programma appunto per l'attività dei barattieri, quindi molto probabilmente saremo in giro in qualche piazza italiana, eh, sia San Marino chiaramente, probabilmente Urbino e eh, qualcosa anche in Alta Italia, adesso ci devono confermare. Poi cercheremo di partecipare il più possibile a, alle convention o comunque ai raduni che vengono organizzati in giro per l'Italia quindi ci sarà. Latina nel mirino perché l'anno scorso sinceramente mi è piaciuta parecchio. Senti eh, per, eh, se tu, se però mi ha, una... hai, hai detto già che avrei dei problemi, però dovresti spingere qualcun altro di San Marino a venire perché. Sì, sì, eh, sto già lavorando. Quest'anno dobbiamo. Sì, che è difficile raggiungere il luogo dove la facciamo, però dovresti insomma no, pubblicizzare è... il, la bellezza del posto, tutto sommato. È... No, ma Beh, il viaggio è tranquillo, insomma. è solo, sì, solo, sì. solo la distanza, non è il problema del viaggio, insomma. Ci arriva benissimo, anzi, ci sta molto molto bene. Comunque, ripeto: Latina poi c'è sempre Ferrara. Ferrara sì. Si stava pensando anche a Valdagno, ma hanno le dato un po' che si accavallano. Eh, quest'anno noi dovremo saltare non... Valdagno, eh, ma non sono sicuri di farla. Valdagno? Ah, sì? Hanno sì, detto... hanno dei problemi col locale dove, dove fanno Valdagno perché avevo visto che avevano già pubblicato la data, se non sbaglio. Sì, Metà però di... forse la fanno in altri locali, però i locali originali eh, hanno dei problemi di agibilità perché erano dati dal comune e quindi probabilmente o l'annullano o la spostano. In ogni caso per noi, per esempio, Valdagno è fuori mano, però magari l'anno prossimo ci torniamo. Poi niente, verso la fine anno, sarà sempre verso novembre o dicembre, dopo questi appuntamenti classici un po' in giro per l'Italia, Faremo probabilmente la seconda giornata ludica, eh, probabilmente lì all'Atlante, nel periodo natalizio o poco prima. Quindi all'Atlante quindi... vi troveranno sempre come associazione? Sì, 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 perché. La, 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 la nostra presenza piace a noi piace essere lì la sede è, è veramente molto bella perché il centro commerciale ha una piazza molto bella dove poter sistemare una ventina di tavoli quindi alla fine è, è, è già una mini convention quella eh, non è un'altra un cosa... fatica forse eh, parlando di organizzazione che bisogna un attimo riposarsi dalle fatiche eh, <ride> senti Giancarlo eh, eh. grazie tante è stato veramente grazie un piacere e ci risentiamo comunque presto: sia per parlare della grande asta che si terrà a San Marino, sia per parlare dal vivo con te eh, della convention. Quindi, un abbraccio, Giancarlo. Un abbraccio e alla prossima. Ciao, Gianca. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Ciao, ciao. Bene, ragazzi. Eh, avete sentito dalle vive parole di Giancarlo. La, eh, tutte le attività dell'Associazione Giochi Storici Sammarinese, eh, ripeto, probabilmente una delle associazioni dell più attive in Italia. È guidata da eh, un personaggio, da eh, un grande del nostro hobby come Giancarlo Ceccoli. Di solito io uso il termine grande eh, per molti, ieri ne parlavo per Paolo Carraro, ne parlo con Giancarlo. Eh, ragazzi, i personaggi del wargame, io penso che siamo tutti i protagonisti, però ci sono dei punti cardini e Giancarlo è uno di questi. E, bene, malgrado all'inizio non foste collegati, vi vedo numerosi, ciao Emanuele, ciao Gabriel, ciao Marco, e ciao Simone, e sono ancora online per 4 minuti, quindi se avete delle domande da farmi sono a disposizione, ormai il podcast dura quasi sempre 45 minuti e dunque terrò questo, questo limite, spero di non avervi annoiato. Volevo concludere con mercoledì, non è ancora sicuro quale associazione ospiterò perché è primo maggio è festa e quindi mercoledì vedrò un attimo di interessare la platea parlando della nostra associazione e parlando dei giochi che abbiamo utilizzato da quando siamo nati, cioè dagli anni 80 fino ad oggi e c'è stato un certo cambiamento. Sono eh, alla fine sono rimasti sempre dei giochi diciamo eh, cardine dei giochi base, però poi alla fine siamo andati a cercarne altri e ultimamente ci si siamo molto differenziati e quindi parlerò eh, parliamo sempre di giochi anche se poi il topic è fisso sulle associazioni e ho avuto modo ecco con lo stesso Gabriel di Bergamo eh, di parlare della sua associazione, ricordo la convention che lui dedica la GMT a giugno e eh, invito tutti i nordici ad andarci perché Gabriel lo vedo molto entusiasta eh, vedo anche Simone online. Simone non ti ho ancora spedito paratrooper, te lo dico in, in diretta perché oggi non ho avuto tempo di andare in posta, però spero di spedirlo, lo spedirò sicuramente venerdì eh, Simone ha trovato il numero 77 di paratrooper quasi in tonso dalle mie mani e eh, ogni tanto mi piace fare questi omaggi eh, ragazzi, grazie per la vostra presenza visto che non ci sono domande online ci vediamo domani, domani alle 18.30, mi sento di confermare. Domani è la giornata dedicata alle riviste e ricomincerò, o meglio, Parabellum, l'avevo già analizzato in diretta da Modena, però domani eh, comincerò la mia analisi delle riviste Dall'ultimo numero quindi Parabellum l'ho già fatto per, decision, eh, per, della, per la decision games riguardo a strategy and tactics, eh, Modern War e World at War. Continuerò a fare l'analisi di queste riviste. e Spero di avere tempo anche per fare in lingua inglese, perché alla fine di un podcast non mi va di ricominciare un altro e continuerò o meglio inizierò la, il video eh, per eh, SPQR e eh, completerò quello di Pazzo Glory. Quindi ragazzi, per la diffusione del wargame ci stiamo veramente tanto tanto da fare, quindi a domani ospite in studio Giandrea Bruni. Domani parleremo di riviste e la prima rivista in cui parleremo sarà per Avellum. Ragazzi, buon 25 aprile e eh, buon fine settimana. E vabbè, posso darvi anche buona settimana sabato, perché sabato eh, il podcast eh, continuerà fino a sabato. Grazie ragazzi, via con la siga e alla prossima.